Nella fotografia di architettura è essenziale riprodurre in modo corretto la prospettiva, le linee, le forme e gli equilibri architettonici. Per fare questo dovrete però ovviare a due problematiche. Innanzitutto dovrete confrontarvi con le linee cadenti. Se riprendete un soggetto dal basso o dall'alto, inclinando la fotocamera, la prospettiva risulta alterata. Ad esempio, un palazzo fotografato dal basso sarà più largo in prossimità dei primi piani e molto più stretto nei piani alti, assumendo una forma trapezoidale. Cercate poi di controllare la profondità di campo quando fotografate un soggetto non parallelo alla fotocamera. In questo caso, infatti, rischiate di non avere tutto a fuoco, perché la distanza tra la porzione più vicina del soggetto e quella più lontana è molto ampia. Ovviate a questi problemi con i decentramenti Shift e i basculaggi Tilt. Potete effettuare questi movimenti solo se disponete di ottiche decentrabili, costose e ingombranti, o se usate alcune tipologie di fotocamere da studio. Nello specifico, per evitare le linee cadenti, ricorrete al decentramento o shift. Questo movimento vi permette di mantenere il parallelismo tra l'inquadratura e il soggetto. Non si altera la prospettiva e non si creano linee cadenti. In pratica, grazie al decentramento, potete inquadrare la parte superiore di un palazzo senza inclinare la fotocamera. C'è un'alternativa molto economica alle ottiche decentrabili. Si tratta della Lens in a Cap della Loreo, che nella sua versione PC, Perspective Control, ossia controllo della prospettiva, consente di effettuare i decentramenti. Qualità e prestazioni non sono paragonabili a quelle di un'ottica professionale, ma neanche il suo costo. Il basculaggio o tilt è invece più indicato per il controllo della messa a fuoco e della profondità di campo. Il basculaggio consiste nell'inclinazione dell'obiettivo rispetto al piano del sensore, con la possibilità di alterare il piano di messa a fuoco. Questo movimento consente inoltre, modificando l'inclinazione dell'ottica, di unire in un unico punto il piano del soggetto, quello dell'ottica e quello del sensore, ottimizzando così la profondità di campo. Infatti, una legge, detta regola di Scheinflug, stabilisce che per avere la massima messa a fuoco, i tre piani del soggetto, dell'ottica e della pellicola o sensore devono essere tutti paralleli o congiungersi in un unico punto.